Nell'aula magna del liceo Cappi Albi di Vibo Valentia, sabato 25 giugno, è stato presentato il quaderno di ricerca 2021-2022 dal titolo Saperi per sapere, saper per fare, curato dal Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, operante nel Centro Provinciale Istruzione Adulti di Catanzaro. Il lavoro realizzato nell'ambito della rete di scuole dei 5 CPA della Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo, propone un'ipotesi di curriculum formativo di base integrato per i vari percorsi di formazione professionale in capo agli enti territoriali preposti alla loro erogazione. Tale ipotesi di piano di studio innovativo e sperimentale contempla un concreto ampliamento delle discipline cognitive ordinariamente già definite attraverso l'introduzione dello studio delle discipline correlate alla relazionalità, ai linguaggi creativi e non verbali, alla cultura economica e del commercio. Al tavolo dei lavori, tra gli altri, era presente anche il sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci. Sicuramente è un esempio di fattiva collaborazione tra i CPA calabresi, il mondo della scuola, ne ha parlato anche lei prima durante l'incontro. Sicuramente, dicevamo, un esempio concreto di collaborazione, è venuto fuori un ottimo prodotto. Sì, questa dei CPA è veramente una realtà viva e innovativa perché continuano a fare un lavoro di ricerca che si adatti sempre di più alle sfide che poi sono globali, quindi la capacità di interagire con ogni singola necessità della persona che vuole essere formata dal punto di vista del sapere scolastico, ma anche della formazione professionale. Preside Caroleo, qui a Vibo Valentia oggi la presentazione del vostro lavoro annuale, al quale comunque è stato detto durante lo stesso incontro, hanno partecipato tutti i CPA calabresi, a dimostrazione, esempio concreto e fattivo della collaborazione tra i CPA. Sì, in effetti noi abbiamo portato a termine questo ulteriore lavoro di ricerca, pubblicando questo quaderno di ricerca come rete di scuole. Il CPA di Catanzaro, che ha vinto una candidatura in tal senso nell'anno scolastico 2016-2017, diciamo, opera in sinergia con gli altri CPA della regione, per cui il lavoro diventa corale, diventa condiviso, diventa orizzontale. Punto di partenza è la lettura del fabbisogno regionale e quindi senza rete non avremmo avuto la possibilità di conoscere il tessuto sociale. Il secondo aspetto è quello di individualizzare un percorso che sia funzionale alla realizzazione delle aspettative, non solo e non tanto dell'educazione, delle competenze e dell'istruzione, ma soprattutto funzionale in una terra come quella della Calabria, per riuscire ad un inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto delle esigenze occupazionali emergenti.